Eccoci con mister Antonio Conte. Mister, complimenti per questa vittoria, 3 punti pesanti su un campo difficile da espugnare e con tanti aspetti positivi come la 7ª vittoria consecutiva in campionato. Sì, tanti aspetti positivi, soprattutto la prestazione della squadra, la voglia, la determinazione che hanno messo i ragazzi, perché penso che comunque oggi trasudava il fatto che volessimo questa vittoria su un campo difficile contro una squadra che ha preso punti praticamente a quasi tutte le grandi. Secondo me c'è stata sicuramente un'ottima prestazione, una prestazione di squadra, una prestazione di tutto, ecco, di qualità, ma anche di forza, di testa, di cattiveria. Siamo stati anche bravi a risollevarci dopo l'infortunio, no? dell'1-1. E queste non sono tutte cose scontate, quindi penso che comunque si stiano facendo dei passi in avanti nella convinzione di questi ragazzi, ed era, io penso, ecco, che è stato giusto per tutti quanti, anche per i tifosi, finire con quest'anno con una vittoria, che è la 7ª consecutiva. E niente, adesso andiamo un pochettino, soprattutto i ragazzi andando a riposare un pochettino, e ne hanno bisogno. Mister, era dal 1960-61 che l'Inter non segnava almeno 34 reti nelle prime 14 gare stagionali di campionato, una statistica che certifica la forza di questa squadra, anche perché fare così tanti gol non è merito solo degli attaccanti. No, assolutamente, poi questa è una squadra che è abituato a vedere nella tra i marcatori un po' tutti quanti, a dimostrazione che comunque c'è voglia di attaccare, c'è voglia di trovare delle soluzioni, sia anche sul calcio da fermo, come è successo oggi con Milan. Sono molto contento per lui, perché aveva bisogno, ecco, di questo gol, anche per prendere convinzione sugli angoli, sui calci da fermo. Niente, adesso ripeto, bisogna riposare un attimo e poi riprendere dal 3 gennaio, sapendo che questo è un campionato molto difficile, al tempo stesso un campionato molto equilibrato, e che dovremo farci trovare pronti. Domanda da studio per il mister? Sì, mister, 7 vittorie di fila, 7 vittorie però diverse per come sono arrivate, forse questa più di tutte è la vittoria della maturità, in un momento cruciale per il campionato l'Inter ha dato un segnale importante. Sì, sinceramente sono molto soddisfatto della vittoria di oggi, ottenuta contro una squadra che è veramente molto difficile da giocarci contro, perché difficilmente ti fa giocare. Ottenuta, come ho detto prima, su un campo molto difficile, però è una vittoria meritata, che l'abbiamo voluta, l'abbiamo cercata a tutti i costi, e questa è la cosa più importante, ragazzi. Devono capire, gli deve entrare in testa che le partite come oggi, le giochi fino all'inizio, le prepari bene per vincere, si vincono prima ancora di giocare. Oggi penso, ecco, che la partita l'abbiamo vinta prima ancora di giocare. Grazie mister, buon Natale. Grazie a voi, anzi auguro a tutti quanti un buon Natale, a tutti i nostri tifosi e a chi sta in studio. Hey! Non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Ehi, non olvides suscribirti al nostro canale YouTube. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel.